una buona prestazione la tua in campo dal primo minuto, la squadra aveva ordine, aveva geometrie, probabilmente è stata punita dagli episodi negativi nati da errori individuali. Sì, secondo me abbiamo fatto una buona partita, siamo mancati un po' nei particolari, diciamo, nei dettagli. Abbiamo preso 2 tiri in porta, 3 gol, c'è poco da dire. Abbiamo fatto una buona partita, però forse, anzi senza forse, ci vuole un pizzico di cattiveria in più. Ma non facciamo drammi, siamo pronti a rimetterci in carreggiata lunedì. Questo campionato probabilmente ha detto che il Catanzaro va via, sarà sfida Pescara-Crotone per il secondo posto, con un Crotone che oggi ha lasciato punti a Taranto, oppure è ancora presto per esprimere questo tipo di giudizi? 9 punti sono tanti, però il campionato è lungo, la storia ci insegna che non è finita, cioè finché non è finita, mai dire mai. Noi ci dobbiamo credere, però senza l'assillo di dover arrivare primi, di giocare ogni partita per vincerla e niente, cercare di fare più punti possibile. Luca, tu hai tanta esperienza in questo campionato in categorie superiori. Dicevamo con Colombo che il Pescara è arrivato alla partita di Torre del Greco che aveva subito 7-8 gol in tutta la stagione, ne ha subiti 8 in 3 partite. Cosa significa secondo te? Abbiamo beccato sicuramente... abbiamo preso questi 8 gol in 3 partite, dobbiamo lavorare, solo il lavoro ci può dare le certezze che avevamo fino a poco fa, diciamo, in termini numerici di gol incassati, però non dobbiamo fare drammi, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. I risultati sono certo che arriveranno. Chiedo l'ultima cosa, ti chiedo Luca, riguardo una, diciamo, personale tua. Abbiamo visto un Luca Palmiero diverso questa sera, anche dal punto di vista fisico, più brillante. È una sensazione o ti senti meglio? No, mi sento meglio, ma già da un po', diciamo che mi sento meglio. Sto lavorando tanto, sto lavorando duramente e spero di continuare a giocare con continuità. E alla fine so che dipenderà da me, da quello che faccio vedere in settimana.